Francesco Esordio Mano per i Fadimegra 2.0. Sì. Intanto com'è questo nome? Era Fadimegua in onore di Quagliardo, poi se n'è andato, è venuto Dario Grasso. Al posto di Gua finale abbiamo messo Gra. Una cosa sfiziosa. Una cosa curiosa. Sì. Allora, tornando alla partita di oggi. Molto strana. Un primo tempo che abbiamo tenuto, eravamo sotto 3-1. Poi non so che cosa abbiamo fatto, abbiamo voluto mettere le tre punte con solamente Dario dietro. Abbiamo preso due gol in 3 minuti. Siamo sbandati un pochettino, poi ci siamo un pochettino ripresi. Poi siamo andati alla fine su un 6-2, attaccavamo solamente noi, non giocavamo soltanto di rimessa. Dario è stato espulso, un uomo in meno, eravamo quindi. Penso l'unica nota positiva, l'Eurogol di Riccardo. Che gol, Un euro, ragazzi, io non ho mai visto un gol così. Comunque, pensiamo alla prossima. Per quanto mi riguarda, io ho fatto una buona partita perché mi sono sacrificato anche dietro. Obiettivi stagionali per la tua squadra qual è? Sempre i playoff. Playoff? Sempre. Mirare la posizione dell'anno scorso? Sì, sempre, sempre, sì. Ho capito. Va bene, la seconda giornata chi pensate di incontrare? Non te lo so dire, guarda, non ho visto il calendario. A meno si pensa a vincere, no? Ovviamente. Va bene, ok, allora ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao. Ciao. Grande sorte dei Bubble che. Grande sorte dei Bubble che sconfiggono i Fadimegra 2.0. Grande Ciastaglia, nuovo acquisto, tripletta. Una tripletta. Sono azzerate, ragazzi, uguale. Però dico, una tripletta che non segnava ai tempi dei Cosmos Stars. Ma l'ammonizione c'è sempre, quindi siamo. Certo, è un po' più cinfatello i Zarate, però. Vabbè, dai. Come vi siete divertiti oggi, no? Siamo lì. C'è un po' di freddo, ma poco. Un po' di ghiaccio. Un po' di pioggia. Di tutto. Vabbè, comunque non è inciso il freddo in questa vittoria. No, i Bubble sono più forti al freddo. Noi siamo 7 Ringhio Gattuso in campo. Scusa, ma vedo. Tranne uno che se la riprende. Tranne uno che se la riprende. Sei. No, sei. Quanto è scarso Riccardo Ciattani. Scusate, ma vedo un Divin in mezzo a voi. Come mai? Quale Divin? Dove? Io non ne vedo neanche. Ciccio, Ciccio. Grazie. Ma veramente è rosso, mica giallo. Ah, quindi non è più Divin. No, non l'è mai stato. È stato sempre pure Bubble. È che ora finalmente l'ho capito. Ora l'ha capito. Allora, questi Bubble, questo scudetto lo vogliono vincere. Con Ciattaglia, Cosimano, Barrale. Oggi ha subito un gollaccio. Abbiamo il prossimo miglior difensore. Il prossimo miglior difensore. Il prossimo miglior attaccante. Il prossimo miglior regista. E tu? E Ciccio niente. Ma c'hai visto, dai, Ciccio. Gli avversari oggi com'erano? Un po' nervosi, no? Però scudetto chi te mette? Giochiamo play-out. Qual è l'avversario? Io voglio il premio salvezza, non l'ho mai visto. Basta come sempre, 5 premi al campionato. Partita dopo partita. Ho capito. La prossima. I premi campionati e 8 ammonizioni in righe. Prossima partita con chi la vede? Non lo sapete? Chi giocato non lo sapete? Giulio! Chiunque sia l'impatto! È lui uguale. La prossima perdiamo. Oh ragazzi, ma un applauso a Scalia che ha segnato il suo primo gol dopo 10 anni. Vero! Ha segnato Beppe Scalia! Bravo! Prima gol dell'Inter School! E che gol! Adesso Palazzo è andato da gratis! Niente a dire, Mondi ha fatto un gol di tacco pazzo! Qua a Barrale dovrebbe dire qualcosa! Non voleva mai passare. Va bene ragazzi, vi saluto, buona doccia, ci vediamo, ciao ragazzi.